Alla Zoppa Sarina di Conegliano è andata in scena la prima edizione della Cheat Cup, quadrangolare benefico di pallavolo, il cui incasso è stato devoluto all'AIL, Associazione Italiana contro la Leucemia. Sono scesi in campo la squadra dei senatori della Repubblica, dei sindaci delle amministrazioni comunali locali, dell'ospedale di Treviso e le ragazze della SPES Conegliano. Siamo qui a sostenere questo evento, un quadrangolare che ha coinvolto il mondo della politica, il mondo della sanità, e questo è bello, penso, è bello partecipare, sicuramente un'occasione per far vincere la solidarietà e per sostenere con queste iniziative questa associazione benemerita. La serata, patrocinata tra gli altri dalla città di Conegliano e dalla regione Veneto, è stata presentata da Leonora Daniele, ex Grande Fratello e ora presentatrice del programma Uno Mattino sul primo canale nazionale. Per una volta i colori politici sono stati messi da parte in nome della solidarietà. La beneficenza, dico, che non ha colore, è importante esserci e io vorrei che ci fossero anzi di più manifestazioni di questo tipo, tra l'altro che mettono assieme rappresentanti del Parlamento, del territorio, dell'ospedale, quindi proprio le parti vive della società, e questo è sicuramente positivo. Mi sembra assolutamente doveroso da parte nostra essere venuti qua, sono venuti colleghi anche dal Piemonte, pertanto l'hanno fatta di strada, per essere presenti a questa manifestazione, per raccogliere fondi, ce li metteremo anche noi, ma l'importante è che vinca certa solidarietà. Non fa mai male ogni tanto essere presenti di fronte a certe necessità di certe famiglie particolarmente provate.